Ciao, mi trovo in Liguria, in provincia di Savona. Sono venuta a visitare un paese abbandonato, anzi per dire un ex paese abbandonato, perché c'è stata una frana nel 2019 che ha portato via, ha spazzato via tutte le vecchie case che erano rimaste in questo paesino ormai abbandonato da anni. Il paesino si chiama Cadiferré e si trova eh, nell'entroterra eh, della provincia di Savona. L'unica cosa che è rimasta in piedi è la chiesa, questa chiesa che vedete, guardate, poi lì ci sono dei residui di case, ormai è tutto crollato, vedete questo era già un paese abbandonato, poi dopo con la frana del 2019 è, è crollato tutto, forse prima era anche turistico, un paese turistico, non lo so. C'è cioè rimasta solamente questa chiesa. Andiamo a vedere se si può entrare. E dovrebbe essere anche abbastanza pericolante. Vedete? Allora, eccola qui. Questa è la chiesa. Vediamo un po'. Entriamo dentro. E... L'unica cosa che è rimasta in piedi. Eh? Guardate, e guarda qui. Guarda pure il tetto. È venuto via tutto. Guarda. È Tutto diroccato, guarda qui. Guarda che ci hanno disegnato lì vicino. Vedi, questa è la chiesa. Mamma mia, andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Abbiamo chiesto a delle persone del posto. Ci hanno detto che in realtà questo, io sapevo di, che c'era questo paese abbandonato, ma credevo ci fossero ancora le case vecchie da poter andare a fare delle esplorazioni a visitare queste case vecchie ormai. Abbandonate, che, che un paese abbandonato come tanti, invece il paese è crollato definitivamente tutto dopo che c'è stata questa frana nel 2019. Quindi, adesso vedete: l'unica cosa è questo altare che è rimasto qui, che ci sono venuti pure i satanisti della domenica a fa fare i riti satanici. Vedete che altare, oh, che antichità! Guarda, andiamo a vedere qua dietro cosa c'è. Qui c'erano delle panche, vedi. Sicuramente qui c'era la Madonna, la, la, la raffigurazione della Madonna. Adesso c'hanno scritto 666. Guarda, guarda qui che antichità, vedi le panche in legno. E... Guarda qua c'è tanta monnezza per terra. Guardate la monnezza che c'è. Una cosa, qua saranno venuti gli accampati pure. Oh. Pure lo sfollato è venuto dentro la chiesa abbandonata. Guarda i vetri, guarda, i vetri a mosaico, guarda, tutti colorati, hai visto che belli. E guarda, guarda che bella chiesetta. Una volta doveva essere una bella chiesetta, questa, adesso purtroppo è rimasto solamente lo scheletro della chiesa e questo altare sconsacrato. Ecco, vediamo di qua cosa c'è dentro quella dentro questa cosa qui, dove si va dove si va qui. Qua ci sono degli scalini che vanno su, ma però io non mazzardo perché è un bel po' pericolante, siccome la chiesa è tutta diruccata, vedete, non mazzardo ad andar su. Eh, guarda, guarda qui, guarda. Qui c'era l'acquasantiera, visto la chiesa, c'è qualcos'altro, non c'è più niente. Ah, adesso faccio, sì, vedere sì, 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 sì. faccio vedere da fuori faccio vedere da fuori com'è la chiesa eh? si sì. allora bisogna sì bisogna mettersi di qua per far, far vedere eh? allora ti faccio vedere adesso vedi c'è il sole, io non riesco a leggere bene. Cristo Redentore, eterno, dell'inizio del secolo XX, la diocesi savonese consacra. Guarda, all'inizio del Novecento. Quindi non è poi antichissima questa chiesa. L'inizio del Novecento sarà più vecchia. Andiamo a vedere intorno, intorno alla chiesa. Eh, cosa c'è? Eh, vedete? Qui c'è un pollaio, un vecchio pollaio. Cosa c'è qui? Ci ha detto il Signore che c'era un pollaio. È rimasto la chiesa e un pollaio. Guarda qui, guarda qua. C'è un tavolo, vedi? Questo deve essere un pollaio, che sa? Vedi qua, guarda. Eh. Guarda lì, l'esterno della chiesa, guarda il campanile. Eh. Qui dei tavoli di legno. Guarda. Guarda la chiesa. E eh, non c'è più niente, purtroppo. Guarda sta finestra, oh. che antichità. Eh? Che antichità no? di lì ci sono i rovi girare per lì dietro qua c'è un altro tavolo di legno no vabbè tanto è inutile c'è più niente ho cercato un po' di ristrutturarla però è eh? quasi eh. più recente diciamo. sì ma qua magari quando c'è stata la frana sono venuti l'hanno messo in sicurezza la chiesa vecchio pollaio questo era edificio pericolante c'è scritto qui vedi? tutte le abitazioni sono crollate ehi mamma mia ti faccio vedere un'altra volta la chiesa da dentro guarda che entrare eh dietro, non si può dietro, ho visto ci sono le panche quelle sono le panche uh, ci sono delle, degli scalini di legno tutti però che va sopra ma sopra è tutto diroccato è tutto diroccato ci conviene andare andare a vedere qualche altro posto io credevo fosse un paesino abbandonato invece la delusione solo la chiesa vedi da Cadiferrè, provincia di Savona, è tutto. Alla prossima esplorazione. Ciao!